giocando a Shibubu. Shibubu. Adesso sei in punizione, ok? Senza iPad e senza televisione per una settimana e anche senza il telefono della mamma, hai capito? Capito? Per una settimana, l'iPad non è giusto, io voglio essere grande, in punizione sempre, bla bla bla. Ora vado in salotto e vedo cosa sto facendo. Ci siamo scambiate di corpo. Ma tu sei brutta. Dai. Io non voglio essere così brutta. Ma cosa hai detto? Che io sono brutta? Sì. Mamma. Vai. Dov'è Sofia? Sofia? Sarà di là a giocare un'altra volta. Sofia! Ma cosa fai? Sofia! Allora, io ti ho detto che devi fare i compiti. Devi rimettere a posto. Sofia, allora, non ci siamo capite. Devi fare i compiti. Perché i compiti sono importanti, ti fanno crescere, non i giochi, ok? Ma almeno posso guardare le risposte su internet. Secondo te puoi guardare le risposte su internet, ma secondo voi una che fa i compiti può guardare le risposte su internet? Ma no, dai! Ti ho fatto perdere! E allora, se ti ho fatto perdere, vai, forza! Sei noiosa! Vai a fare i compiti, immediatamente! Uffa, non mi fai neanche giocare a un gioco, c'era anche la pubblicità! Sofia, mi sto arrabbiando! Mi sto arrabbiando, ma ragazzi, io non ne posso più. Io non voglio essere sempre quella cattiva. Non lo voglio essere quella cattiva. Non voglio essere quella che brontola sempre. Ma lei mi fa sempre arrabbiare. Deve andare a fare i compiti, li starà facendo. Adesso, tra poco, noi controlleremo se li fa oppure no. Ma ragazzi, ma voi i compiti li fate oppure no? Per favore, E cosa devo fare? I compiti. Sì, capite? Sofì, io vado via, ok? Allora, voglio che fai tutto l'alfabeto. Lo devi fare tutto, poi torno. E deve essere fatto perfetto. Capito, Sofia? Deve essere tutto perfetto. Io me ne vado, torno tra un quarto d'ora, 20 minuti e deve essere tutto fatto, ok? Vado. Ragazzi, qual è l'alfabeto? H... G, forse A, C, D, B, poi S. Io lo faccio tutto sbagliato così si arrabbia. H, G, A, C, D, B, S. Ho fatto sbagliato così a caso. B, O, P, M, H, Y. Finito! Ora mi metto a riguardare il mio iPad. Questo giochino. Sofì, ma che stai facendo? Sto giocando, no, finito. No. Cosa hai fatto? Hai fatto con... Cos'è questa roba? H, G... Sei in prima elementare, Sofia, ma questo è un alfabeto? Io sono disperata, io non ne posso più. Ma perché mi devi sempre far arrabbiare? Perché? Ragazzi, io non ne posso più. Oh, voglio essere piccola, voglio tornare bambina anch'io. Sai una cosa? Adesso sei in punizione, ok? Senza iPad e senza televisione per una settimana e anche senza il telefono della mamma, hai capito? Capito? Per una settimana, l'iPad non è giusto, io voglio essere grande, in punizione sempre, bla bla bla.
Ora vado in salotto e vedo cosa sto facendo. Ma perché io guardo la tavola? Vestiti. Questo era il tuo vestito. Ma tu sei Sophie? Ma sei Mati? Aiuto! Io sono Sophie, io devo fare i compiti, mi hai messa in punizione. Io sono... Ok. Ragazzi, mamma, ci siamo. Mamma, io non voglio essere così. Ci siamo. Ho capito. Ci siamo scambiate di corpo. Ma tu sei brutta. Dai. Io non voglio essere così brutta. Ma cosa hai detto? Che io sono brutta? Sì. Mamma. Mamma, io voglio andare. Voglio andare. Ok, ci siamo cambiate di corpo. Forse se ci siamo scambiate di corpo ci sarà una pozione per rimediare. Non lo so, ma io voglio essere brutta. Voglio essere grande. Senti, o fai quello che vuoi. A me piace essere bambina ora. Mamma, io voglio essere bambina. Mamma, tu dovresti andare a fare la spesa. Ok. Ma non puoi, dove vai a guidare con questo? Vabbè, ok. Io sto qua, tu vai a giocare un pochino lì. Mamma, tu non c'entri, forse non c'entri. Dove? Nella casetta. Nella mia casa. Aspetta. Cattiva. Io non ho fatto neanche niente. E ora chi cucina? Vieni. Io. Ma sei piccola. Forse ho un modo. Vieni. Qua nella casetta c'è una sedia. Centri! Ma questa è la mia casina preferita, io sto qui tutto il giorno. Ma chi stai? Ma ci stai? Mamma, voglio ritornare. Forse ci sarà un antidoto, ovvio, se ci siamo scambiate di corpo, ogni volta noi superiamo le cose e diventiamo sempre più forti, quindi noi non ci arrendiamo mai, anche se ci scambiamo di corpo, anche se faremo una cosa spaventosa, ma noi non ci arrenderemo, quindi alla ricerca. Mamma, vieni fuori da questa casetta. Voglio stare qui. Ti compro un giochino? No, voglio stare qui. Io voglio stare nel corno. No, voglio stare nella mia casa. E io non c'entro più. Vuoi ritornare? No. Vuoi ritornare normale così ti diverti nella tua casa preferita? No, io voglio stare nella mia casa. Vuoi ritornare? Ti ho detto che voglio stare nella mia casa, non voglio andare via. È una casina mia, non c'entro più, non c'entro più. Guarda. No, guarda, c'è una cosa. Insieme ce la facciamo, e se lo faccio solo io avrò solo io il mio corpo normale, non tu, e saremo due matti. Ti sembra? Tu volevi stare piccola, diventare piccola, quindi vuoi diventare piccola così ti diverti nella tua casa? Va bene, usciamo. Ok, allora devi farlo. Ma va bene. Mamma, dove sei? Ecco. Va bene, andiamo. Cos'è caduto? Una lettera? Mamma. Oh mio Dio. Da Crazy Dad. No. Dell'acqua pura. Aspetta, prima dell'acqua pura. Ho nascosto degli oggetti. Se vorrete ritornare normale dovete trovarli. Quindi era stato sempre lui quello pezzo. Quello, mamma, come parli? Dell'acqua pura. Un pizzico di sale.
Un braccialetto. Un braccialetto fatto a stellina, un pizzico di sale e una boccetta. Ok, mettiamoci al lavoro. Ma c'è scritto braccialetto, oppure no? Amore, leggi questo. Della... non lo so leggere. Dell'acqua pura. Un pizzico di braccialetto. Che vuol dire un pizzico di braccialetto? Un pizzico di sale e una boccetta. Mettiamoci al lavoro. Mamma. Vedete qualcosa? Iscrivetelo nei commenti. Cerca quella roba lì. Ho trovato un bicchiere. Io ho trovato il primo oggetto, tu devi trovare il secondo. Io non mi muovo, tu sei la mia mamma e tu cerchi tutti gli oggetti. Ecco. Oh. Va bene, amore. Sei sempre la solita incapace. Basta. Poi un pizzico di candelina. Mamma, ma che schifo, mamma, ma cosa fai? È una pizzica. Io non la bevo. Vuoi ritornare normale? No, io non la bevo quella. Devi. No. Devi. No. Però va bene. Non me ne frega, mi fa schifo, metti tutti i peli, bleh. Bevi la prima tu. Ok. Ora bevi la tu. No, la voglio. Vai! Io sono Mati e io sono Sophie e insieme siamo le Shikboom. È bellissimo essere mamma e figlia, e io nel mio corpo e tu nel mio corpo. Esatto, che quindi... è più bello del tuo perché tu sei più brutta. No, quindi adesso Sofia tu potrai, hai capito che è bello fare i compiti e essere bambina? Sì, ho imparato. Oh, e io ho imparato che è bello essere mamma. Ora ti dico scusa perché io non sapevo l'alfabeto e te l'ho fatto perché volevo farti arrabbiare. Birbante, birbante. Ora ti prendo. Se stai giocando a Shikboom, e la tristezza sparirà e il sorriso tornerà. Se stai giocando a Shikboom.